prima diceva giustamente Padre Spadaro che noi non dobbiamo confondere la vittoria con la pace. Ovviamente no, ma non possiamo confondere neanche un'invasione con la pace. Oggi c'è un aggredito e c'è un aggressore. E il problema qual è? Il problema è che se noi ci voltassimo dall'altra parte e non aiutassimo l'aggredito a difendersi, non avremmo pace. Noi avremmo un'invasione che configurerebbe una guerra molto più vicina. E quindi l'unica cosa che si può fare, la cosa più efficace che si può fare, è ovviamente, intanto per un fatto di diritto, sostenere chi si sta difendendo, perché non passi il principio che il diritto del più forte vale più della forza del diritto. Io credo che la cosa più preziosa che si possa fare sia creare un equilibrio tra le forze in campo, che è da sempre la precondizione per qualsiasi tavolo negoziale. Perché se qualcuno vince e qualcuno perde, non c'è bisogno di mettersi d'accordo. Però, da questo punto di vista, credo che sia proprio la Santa Sede quella più idonea a favorire una soluzione negoziale, perché non ha altro interesse che non sia quello di una soluzione giusta di questo conflitto, non ha un interesse nazionale, diciamo così, che muove gli stati nazionali, quindi inevitabilmente ha sempre anche delle postille, mettiamola così. E quindi io davvero sostengo questo sforzo che ho visto e che spero si intensifichi, sul quale la Santa Sede può assolutamente contare sul nostro aiuto.